Allora, un bacchetto ovviamente usato, c'erano delle cose a 3 euro e poi ho preso una maglietta alla modica cifra di 1 euro, un pochino vintage. La prima cosa di 3 euro, questa giacchina della marca, boh, qualcosa in inglese. Vintage clothing. Vintage clothing, devo anche farlo apposta. Guardate che carina, una giacchina così, Principe di Galles. Non so dirvi bene la forma, comunque una specie di spolverino corto. Perché ha anche la sua cinturina e non lo so, l'ho trovato carino, devo poi provarlo, vedere se mi piace addosso. Poi sempre allo stesso banchetto, sempre a 3 euro, ho preso questo bellissimo maglione colore pistacchio di Benetton, guardate che meraviglia, spero che non sia rotto, penso di no. Comunque mi è piaciuto tantissimo questo colore pistacchio con il mio capello biondo, tutto così intrecciato, lavorato, appunto della marca Benetton, quindi un buon maglioncino. E non è neanche particolarmente rovinato, quindi va benissimo. Poi ho preso un abito della Liu Jo che ero indecisa se prendere o meno. Poi alla fine ho detto: vabbè, dai, prendiamolo. È proprio originale Liu Jo, di quegli abitini che piacciono a me, quelli proprio da sciurella, da mettere con i miei stivalotti. È fatto così a V, con questa fantasia sul verde, così, e poi la gonnelliona che scende fino al ginocchio, insomma, di quei vestiti lisci. Molto molto carini, che si può mettere anche adesso con sopra un cardigan, ben fatto. Poi tra l'altro anche i profilini in tessuto, cioè è molto molto carino di Liu Jo, poi non ho voluto lasciarlo lì. Poi una giacca blazer di Sisley taglia 40 per la modica cifra di 3 euro, ce l'ho già non così beige appunto, ma su quel colore quasi che tira sul grigio. E non lo so, l'ho presa perché a 3 euro non potevo lasciarla lì. È sempre una giacchetta appunto casual, ma che rende comunque l'outfit non troppo casual. Quindi mi piace da metterla anche con un Dolce Vita sotto un jeans, magari a zampa e uno stivaletto. Secondo me fa un outfit molto college anni 70 style, che è molto carino anche forse con questa sciarpa, per esempio. E poi a 1 euro ho preso questa magliettina qui. Molto molto stile vintage, la marca è Excellent Italy, taglia M, cioè guardate quanto è vintage questa magliettina. Cioè questa mi sono immaginata di metterla se mi sta bene, se mi va bene, con queste rifiniture, questi bottoncini, che questa Claire me la venderebbe come una super vintage, secondo me. E me la sono immaginata con una gonna midi, tipo anche in tulle, e questa sopra che fa il contrasto, non so, l'ho trovata carina. Quindi l'ho presa, con 1 euro l'ho presa. Poi al banchetto di 4 euro siamo arrivati. Ho preso 5 cosine. Un vestitino, che è questo, molto molto carino anche il colore. E con l'etichetta ovviamente banco 4 euro, marca Blue Royal. Guardate che meraviglia, fatto così con queste ruche sulle maniche. E poi viene giù con la balsa, anche questo a vita bassa. Questi abitini sono tutti meravigliosi, secondo me veramente con un collant nero coprente. Sotto un Dolce Vita nero e il mio stivale nero o verde, insomma, ho anche gli stivali verdi, secondo me è fantastico. Poi questo abito che è meraviglioso, ma non so quando riuscirò a sfruttarlo. Tipo sarebbe da ultimo dell'anno in versione super super elegante e tra virgolette, comunque super insomma provocante. Boh. Guardate che meraviglia, davanti è un semplicissimo abito nero, insomma, che si stringe in vita, poi viene giù la gonnellina, la parte dietro è spettacolare, non so se si riesce a notare la bellezza di questo abito, immagino indossato che sia meraviglioso, cioè guardate, è proprio meraviglioso, sembra addirittura che abbia delle ali d'angelo, immaginatelo col capello così rasato, tutto mosso, questo abito, cioè una cosa pazzesca, e me lo sono immaginata così, ho voluto troppo comprarlo. Poi vabbè, sempre un little dress black e lo posso mettere anche quest'estate se avrò un'occasione o il mio compleanno, insomma, se farò qualcosa di carino. Questa sciarpa mi ha rotto le palle. Se farò qualcosa di carino sicuramente lo potrò sfruttare. Poi ho preso questo che ce l'ho già nel verde acqua, semplicemente made in Italy ed è un ce l'ho già nel verde acqua, l'ho voluto prendere anche nel salmone. Guardate che meraviglia questo abitino blusa. Con questi uccellini sulla parte del colletto e poi viene giù appunto così. Primaverile, metto questo, metto il mio trench beige, metto il mio sandaletto e sono super vestita. Anche con lo stivaletto potrei metterlo. Mi piace tantissimo questo genere di look. Poi un paio di pantaloni.